Allora, Marco Camisani Calzolari, siamo qua davanti al teatro. Cosa ne pensi di questo incontro? Al Gore che incontra i blogger in Italia, oltretutto. Ma innanzitutto straordinario qui che qua la live, perché davvero siete avanti anni luce ed è bellissima questa cosa. Anzi, adesso c'è chi si sente emozionato con le grandi telecamere, a me invece non fanno, però questo mi fa più paura, perché live è vero, qua, mica stiamo scherzando. E allora, penso che sia innanzitutto un bellissimo momento, come tutte le cose, poi sono i dettagli che fanno la differenza. E qui i dettagli ce ne sono. Nel senso che tutta gente, poi c'è questo sole straordinario in questa piazza. Volete che parli di Current? Allora ci proviamo a girarci intorno. Allora, Current è sicuramente una grande notizia, perché in questa, infatti farò una domanda già preparata, come tutto d'altronde qua, già preparata a Mr. Gore, e dove ripeterò solo il labiale, a proposito dell'importanza di questa televisione, perché oggi è un vero segnale, spesso il fatto che vada, ovviamente, non solo il modello, ma il fatto che vada su Sky, comunque un canale anche bello, 130, molto vicino, che dovrebbero insomma i telespettatori di Sky dovrebbero incrociare anche senza volerlo. E se i contenuti sono quel giusto mix tra la qualità, perché dopo tutto siamo tutti umani, no? Siamo abituati a essere intrattenuti ad un buon livello, e quindi a volte i user generated content, poi se non hanno qualcosa di speciale da dire, insomma, voglio dire, io ogni tanto vedo le produzioni fatte da giovani che vogliono fare le prove, no? E le dico, vabbè, però siamo nel web e quindi la produzione a basso livello, che vuoi da noi? Fa come per dire, fa parte dello stile, sì, ho capito. Però a volte vedo una roba dove non si sente bene, c'è una telecamera fissa su tre persone e si vedono piccole così. Per mezz'ora che parlano, siamo comunque abituati dall'agorà greca, insomma, a conoscere il linguaggio a comunicazione, e sono almeno 50 anni, almeno la storia della televisione, che abbiamo imparato come si fa, come si utilizza lo schermo, eccetera. Poi smetto giù. Finisco la batteria, non va bene. E cosa succede? Che almeno così sembra che questa buona parte di non UGC, ma professional generated content prevalente, prominente, sia secondo me un buon segnale, perché utilizza, secondo me sarà un buon mix. Bisogna vedere Tommaso cosa farà, ma siamo tutti molto fiduciosi. Grazie Marco. Grazie a voi.